Io diciamo che non sono molto imbarazzato, però non saprei davvero a chi dare questo premio, Matteo. Il premio come miglior nottata. Devo dire che è un evento che invidiano tutti. Addirittura mi ha scritto prima Jennifer Lopez dicendo che si pentita di non poter venire, ma... Ma noi avevamo Luana e Cecilia, quindi... Ci dispiace, ci l'abbiamo lasciata a casa. Direi di riprendere dove siamo interrotti, Matteo. Esattamente, Ignazio, momento... quindi direi di lanciare le nomination per assegnare il premio come miglior nottata. Vai con la nomination! Alla miglior notte trascorsa nella villa di Ex on the Beach va un riconoscimento e, naturalmente, ai suoi protagonisti. I nominati sono Sasha e Federica, la coppia che inaugura la villa di Ex on the Beach, rompendo la maledizione della Colombia. Donato e Luana, che dopo tanta fatica riescono finalmente a lasciarsi andare. Manuel e Susan, perché la minestra riscaldata ha sempre il suo fascino. E Federico, Sasha e Susan, il primo triangolo di Ex on the Beach, nomination super meritatissima. Scopriamo subito a chi andrà l'ambito premio. Bravissimi, un grande applauso. Sono molto arrossita, non so se anche voi siete arrossiti quanto me, io tra un po' divento rosa come il mio vestito e... Io diciamo che non sono molto imbarazzato, però non saprei davvero a chi dare questo premio, Matteo. Ma neanche io, mi sento molto a mio agio però nel darlo in questo momento. Signori, un attimo di suspense, grazie. L'Ex on the Beach Award per la miglior nottata va a... Ragazzi, il premio è uno, ma in realtà, visto che in condivisione andate bene, quindi... No, sono abituati, sono molto abituati loro, quindi... Lo consegniamo ovviamente a Susan. Vabbè, alziamolo proprio, facciamo tipo... Sì, potete fare quello che volete. Tipo la coppa, dai, tipo facciamo. Coppa dei campioni. Ne vale la pena, aspetta, vieni solo. Ecco facciamo... voi! Siete pronti? Fate... Oh! Siamo stata, oh! Alzalo! Bene. Bravi! Bravi ragazzi, via, grazie. Via a tutti, via. È storia, si chiamano così.